Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come fare a ripristinare un Mac all'impostazione di fabbrica. In particolar modo vi spiego come fare a cancellare tutti i dati in modo che non rimanga nessuna traccia nel caso in cui voleste vendere il vostro computer oppure regalarlo a qualcuno. Sto facendo questo video in quanto ho deciso di cambiare tutti i miei Mac. Infatti ho già dato via il mio MacBook Pro 16 con processore i9 e adesso è il momento di dar via a tutte e due in quanto voglio cambiare la configurazione dei Mac con cui lavoro. Però questo sarà un video che vedrete più avanti. Anche se da poco ho costruito l'iMac G4 con chip M1, nonostante le prestazioni che devo dire che sono veramente elevate, ho bisogno di ancora più potenza. Quindi andremo a vedere quali sono i passaggi prima di ripristinare il Mac. Sicuramente le prime differenze tra il chip Intel e il chip M1 in fase di ripristino, come ben sappiamo, se con chip Intel per poter accedere al pannello di controllo per il ripristino del Mac basta cliccare Command R, con chip M1 è ancora più semplice, basta tenere premuto il tasto d'accensione fino a che non appare il menu di opzioni. Però questo lo vedremo più avanti, andiamo subito a vedere quali sono i passaggi da fare. Perfetto, una volta nel Mac bisogna, la prima cosa da fare è disattivare l'opzione dov'è, quindi basta andare in impostazioni, nel proprio profilo, non nell'immagine, ma nel proprio account, quindi andiamo qui nelle di Apple. Tra le tante funzioni in basso possiamo trovare trova il mio Mac, quindi opzioni, disattiva, ci chiederà a questo punto la password del nostro di Apple, quindi la inseriamo. Ok, adesso inseriamo la password del Mac. Perfetto, a questo punto trova il mio Mac, è stato disattivato. Quindi, perfetto, a questo punto dobbiamo disconnetterci dal nostro account. Quindi per farlo clicchiamo su panoramica, riclicchiamo esci. Togliamo queste spunte qui, continua, elimina da Mac. Perfetto, a questo punto possiamo vedere che l'account è stato disconnesso, quindi non ci rimane nient'altro che fare una prova, vediamo un attimino se accede l'account. Perfetto, ok, ci dice che bisogna accedere, quindi adesso possiamo spegnere il Mac e procedere con la nuova installazione. Per farlo, nel caso, come ho detto all'inizio, del chip M1 basta spegnere e poi quando bisogna accendere tenere premuto fino a che non arriviamo nel boot delle impostazioni. Ok, procediamo con lo spegnimento. Quindi spegni. Una volta spento, bisogna accenderlo. Però per entrare nel boot dobbiamo tenere premuto il tasto accensione finché non appare il menu. Perfetto, questo è il menu, andiamo, clicchiamo su opzioni, quindi continua. A questo punto abbiamo più opzioni. Adesso tutto quello che dobbiamo fare è andare in utility disco, cliccare continua. Quindi qui abbiamo l'immagine del disco, mentre questo è il nostro hard disk. Quello che dobbiamo fare è eliminare completamente l'hard disk, quindi eliminare completamente i volumi e ricrearli. Invece di cliccare direttamente inizializza, basta cliccare meno, elimina, inizializza il Mac. Ok. Adesso sta inizializzando il Mac. Ok, una volta riavviato ci chiederà di inserire il Wi-Fi perché dovrà scaricare direttamente il sistema operativo. Perfetto, a questo punto il Mac è stato ripristinato, quindi adesso non rimane nient'altro che fare la propria configurazione con tutte le impostazioni che preferiamo. Nel mio caso andrò a cambiare alcune impostazioni. Andiamo a mettere italiano. Money show, I've got
turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you'll love. Perfetto, in questo video abbiamo visto come fare a ripristinare lo stato all'impostazione di fabbrica il proprio Mac prima di venderlo oppure regalarlo. I passaggi come sempre sono semplicissimi, non è per niente difficile effettuare questa operazione. Il mio consiglio è quello di fare sempre questi passaggi prima di vendere un Mac, in modo da non lasciare nessun dato all'interno del proprio hard disk. E niente, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, come sempre vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao! And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know.